Gli antichi biografi non citano questo quadro. Il Mangiafagioli di Annibale Carracci è conosciuto soltanto perché in un inventario della collezione Pallavicini nel 600 è citato questo quadro. Poi il quadro arrivò al Palazzo Colonna e è ancora qui. La cosa meravigliosa e incredibile è che è uno dei primi quadri in cui viene raccontato un sentimento piuttosto difficile da descrivere, che è quello della paura, del timore. È chiarissimo che quest'uomo di campagna sta mangiando un piatto di fagioli e anche altre cose, c'ha anche un bicchiere di vino, e guarda verso lo spettatore con un misto di inquietudine, costernazione, paura, preoccupazione. La finestra che noi intravediamo è sbarrata, potrebbe essere addirittura la finestra di una prigione. Non si sa, nulla si sa di questo quadro, si sa soltanto che è una delle prime grandi proiezioni della psicologia del profondo rappresentate dalla pittura occidentale.